Io conosco il tuo nome, ma voglio sentirlo dire da te. Adesso mi metto a urlare, a cantare a squarciagola di fronte ai turisti, di fronte a voi urlo che è finita! Lo scenario nuovo l'avete aperto voi, sinceramente, nel senso è l'idea che è già di per sé innovativa. Vedere questi due spazi insieme, anzi tre, anzi quattro, con tutti i pregiudizi che si possono avere, tipo a teatro quando vedi uno schermo e dici però siamo a teatro, questo non è il cinema. Invece questo mi sembra un modo soft, perché è in diretta però è reale. Noi ci nascondiamo i volti. Vogliamo cancellare la comprensione, la compassione, tutto ciò che siamo stati. Questo è proprio particolare e interessante, come si dice, l'idea che ci sia una diretta reale, quindi vera, quindi tu stai facendo teatro, quindi fai vedere l'azione, però in luoghi diversi simultaneamente. Mi sono perso. D'un tratto sono finito in questa strada oscura, come se fossi sprofondato nel cuore della terra. C'è un'occasione che un attore non ha, che il fatto stesso che vengano utilizzati dei linguaggi, delle tecniche, che sono anche in un certo senso popolari, danno la possibilità di rivolgersi a un pubblico che magari in questo momento non esiste. Eccoti, madre, ti vedo, madre terra, madre. Sei tornato finalmente. Credo che questa possibilità di recitare a distanza in un altro luogo e di essere collegati con degli altri attori che stanno a loro volta in un altro luogo è una possibilità che il teatro tradizionalmente ovviamente non conosce e che quindi aprirà degli scenari nuovi. Cioè, penso che sarà la ricerca a occuparsi di decodificare questo nuovo modo di fare spettacolo, più che teatro. Quando c'era Valeria al Colosseo ho pensato che per il pubblico fosse, sia per il luogo in cui si trovava che insomma, per la situazione, fosse una cosa speciale, insomma, magica in qualche modo. Un mezzo tecnico così evoluto come può essere appunto tecnologie di rete, streaming eccetera eccetera sono difficili da gestire, difficili da mettere insieme e quindi spesso l'effetto che fanno verso una comunità che magari non ha un background scientifico necessariamente tecnologico molto avanzato è di repulsione. Quindi o ci si concentra troppo sul mezzo, se vuoi questo è l'effetto che fa invece alla comunità tecnologica, o viceversa ci si allontana quasi impauriti da un qualche tipo di mostro che non si riesce a domare. Come sempre accade con la tecnologia, nel momento in cui la tecnologia diventa trasparente, diventa una lente, no? Di fronte da una parte all'occhio di un creativo, allora questo quello che quel creativo vede e può far vedere agli spettatori, al resto del mondo, in qualche modo è un mondo, uno spicchio di mondo, uno spiraglio di mondo aumentato, qualcosa di più. In questa visione io vi accolgo. Mi lascio attraversare come una vecchia esperta in compromessi, negoziazioni. I secoli mi hanno insegnato a trattare sempre le condizioni. Vecchia Europa. In particolare questo sistema di poter dialogare in luoghi diversi e dunque forse anche in appunto nazioni diverse contemporaneamente sia un'opportunità straordinaria. Il guardiano difendeva anni di lavoro per portare alla luce la bellezza, il passato, anche il tuo passato, e se tu lo studiassi il passato
capiresti chi sei, smetteresti di sbraitare, cominceresti a parlare, siete ignoranti. E siamo ricchissimi di tutti questi monumenti che in questo modo possono essere abitati e anche entrare in dialogo reciproco, e questo è un valore molto, molto grande. L'esperimento del GAR con Giorgio Barberio Corsetti e con Fattore K ha significato una convergenza importantissima, cioè di istituzioni scientifiche, di un pool di istituzioni scientifiche che si mettono a disposizione del progetto di un artista, e questo in Italia, insomma, se vogliamo sottolineare in Italia, non è usuale. Quello che è stato importante è, dato una possibilità tecnologicamente avanzata, la banda larga che voi avete messo a disposizione, innestare su questa possibilità un progetto drammaturgico con un senso. E mentre io... danzo, immobile, eternamente.